Le 20.30, buonasera a tutti voi, bentornati al TG 2000. Oggi mercoledì, giorno di udienza generale. Papa Francesco ai fedeli in Piazza San Pietro ripercorre le tappe del suo ultimo viaggio. Con la mia visita ho voluto benedire lo sforzo del popolo colombiano che ha seminato ferite difficili da rimarginare, ha detto, un popolo della speranza. Sentiamo Leonardo Possati. Un popolo gioioso, tranne tante sofferenze, ma gioioso. Un popolo con speranza. Una delle cose che più mi ha colpito, tutte le città, la folla è dentro la folla, entro la folla, i papà e le mamme con i bambini. Che alzavano i bambini perché il Papa le benedicesse. La Colombia e il suo popolo, fiero e vivace, sono rimasti nel cuore del Papa, appena rientrato dal suo ultimo viaggio. Un viaggio che gli ha permesso di incontrare una realtà viva, quella colombiana, dove le coppie, anche se povere, fanno figli e credono in un futuro migliore. Una prospettiva di vita cristiana significa, sottolinea il pontefice, avere dentro una linfa di speranza invincibile contro la quale nemmeno il maligno può Quando qualcosa. i cristiani si impegnano fino in fondo nel cammino della sequela di Gesù Cristo, diventano veramente sale, luce e lievito nel mondo e i frutti si vedono abbondanti. Una rivoluzione evangelica e non ideologica che porta alla pace e alla riconciliazione alla quale devono guardare tutte le nazioni che vivono guerre. Per arrivare a questo occorre fare il primo passo, motto del viaggio di Francesco, per non rimanere incatenati alla schiavitù, ma essere liberi di andare incontro al proprio fratello ferito. Fare il primo passo, il motto del viaggio, fare il primo passo significa chinarsi, toccare la carne del fratello ferito e abbandonato e farlo con Cristo, il Signore divenuto schiavo per noi. Grazie a Lui c'è speranza perché Egli è la misericordia e la pace. E al termine dell'udienza generale, Papa Francesco ha incontrato a casa Santa Marta padre Thomas Uzu Nalil, il sacerdote salesiano indiano di cui ieri era stata data notizia della liberazione in Oman. Papa Francesco lo ha accolto baciandogli le mani e dicendo che ha pregato per lui continuamente, come ci racconta Antonio Soviero. Chi era presente riferisce di un incontro commovente. Padre Thomas Uzanalil, il salesiano indiano liberato dopo oltre 18 mesi di prigionia nello Yemen, è stato ricevuto questa mattina a Santa Marta da Francesco al termine dell'udienza generale. Don Tom, come ama farsi chiamare, si è chinato a terra per baciare i piedi del Papa, che lo ha subito aiutato a rialzarsi e gli ha baciato le mani. Il pontefice lo ha abbracciato e incoraggiato, assicurandogli che continuerà a pregare per lui, così come ha fatto durante la sua prigionia, e visibilmente commosso lo ha benedetto. Da parte sua, Don Tom ha ringraziato Francesco, confidandogli di aver pregato ogni giorno per lui, offrendo le sue sofferenze proprio per la sua missione e per il bene della Chiesa. Parole che hanno toccato Bergoglio. Il religioso, rapito il 4 marzo 2016 ad Aden da un comando terroristico, ha anche confidato di non aver potuto celebrare l'Eucaristia, ma ogni giorno ha raccontato all'Osservatore Romano, ripetevo, dentro il mio cuore tutte le parole della celebrazione. Don Tom ha assicurato che continuerà a pregare per tutti coloro che gli sono stati accanto spiritualmente, con un ricordo particolare per le 4 suore e le 12 persone assassinate al momento del suo rapimento. Non posso parlare di immigrazione senza pagare tributo all'Italia per la sua generosità nel Mediterraneo. L'Italia ha salvato l'onore dell'Europa. Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel suo annuale discorso sullo stato dell'Unione. Dobbiamo mettere fine alle condizioni di accoglienza dei migranti in Libia. Juncker ha poi invocato un'Europa all'avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici e sui vaccini ha dichiarato che i bambini di Italia e Romania devono avere lo stesso accesso ai vaccini contro il morbillo che hanno i loro coetanei europei senza se e senza ma.
Intanto invece nel nostro paese, proprio in materia di immigrazione e specificamente sullo Ius Soli, si fa un passo indietro alla luce della mancanza di voti utili in Parlamento, rimandata l'approvazione della legge. Al microfono di Augusto Cantelmi, il ministro Graziano Del Rio. Sentiamo. Il dietro fronte del Senato sullo Ius Soli è un atto di paura? È certamente un atto di paura e questo è grave perché abbiamo bisogno di non farci dominare dalla paura, ma siamo anche aperti alla speranza perché il capogruppo del Partito Democratico ha detto che si cerca di costruire le condizioni perché vi siano i voti in Parlamento. Ma la cosa importante che va detta è che questa è una legge di civiltà, di diritti e quindi non dobbiamo farci dominare dalla paura. Non ci può venire nessun male dal riconoscere i diritti a questi ragazzi che sono italiani di fatto, già, che parlano il nostro dialetto, che giocano con i nostri figli e che vanno riconosciuti per quello che sono, persone, persone con i loro diritti. Quindi uno sguardo diverso verso l'immigrazione vuol dire anche saper riconoscere i loro diritti. Dal Presidente della Commissione europea, Juncker, parole d'elogio all'Italia, ma i fatti? Sì, aspettiamo i fatti dall'Europa. L'Italia non ha voluto mancare la sua missione di ai suoi doveri umanitari nel Mediterraneo, ma è un dato di fatto che abbiamo supplito all'assenza dell'Europa, specialmente nei ricollocamenti. L'Europa può ritrovare se stessa appunto se impone le sue leggi di civiltà e di umanità a tutti i paesi che aderiscono all'Europa. Non si può ricevere i finanziamenti economici dall'Europa e rifiutarne i valori, i principi su cui è fondata. Tafferugli tra militanti di Casa Pound e gli attivisti dei movimenti al Tiburtino Terzo a Roma, dove un migrante alcune settimane fa era stato ferito. Dopo alcune tensioni tra rappresentanti dei movimenti e militanti di estrema destra, è saltato il consiglio straordinario del quarto municipio sul centro di accoglienza. Un uomo di 55 anni è stato soccorso dal 118 per un malore in codice giallo. Svolta nel caso di Noemi Durini, la ragazza sedicenne di Specchia in provincia di Lecce, lo ricorderete, scomparsa il 3 settembre scorso, il fidanzato 17enne ha confessato, è stato lui ad ucciderla. Ai carabinieri ha segnalato il luogo dove è stato in seguito ritrovato il cadavere. Lo aveva inchiodato l'ultima immagine della ragazza catturata da una telecamera di sorveglianza all'alba mentre saliva sull'auto dove la guida si trovava proprio il fidanzato. Alla fine è crollato ed ha confessato. È stato lui, il fidanzato 17enne, ad uccidere Noemi Durini, la 16enne di Specchia, nel Salento, scomparsa da casa dal 3 settembre scorso. Davanti alle contraddizioni delle sue dichiarazioni e alle contestazioni dei magistrati inquirenti, il giovane è crollato. Ha detto di aver colpito la ragazza con una pietra ed ha condotto i carabinieri nell'anfratto dove aveva nascosto il corpo di Noemi, nelle campagne a pochi chilometri da Leuca. Ora gli inquirenti vogliono sapere perché e come. Il ragazzo ha detto di aver ucciso Noemi perché lei voleva lasciarlo, ma gli inquirenti cercano di capire se il giovane sia stato aiutato da qualcuno a nascondere il cadavere. Indagato anche il padre del femminicida. Le ricerche, coordinate dalle due procure, quella distrettuale di Lecce e la procura dei minorenni, erano in piedi ormai da alcuni giorni, con 100 uomini, unità cinofile, i cani molecolari che cercavano tra pozzi, grotte e casolari della campagna salentina, la ragazza con una voglia che non si è fatta abbattere dalle difficoltà e dal tempo che passava. La famiglia e i paesani di Specchia ci hanno creduto fino alla fine. Il corpo della povera Noemi. La madre e la sorella di Noemi hanno preso del ritrovamento del corpo mentre erano dal prefetto a Lecce per un ennesimo appello della speranza vana di trovare la figlia ancora viva. D'altra parte la famiglia di Noemi aveva denunciato nei mesi scorsi proprio il fidanzato della figlia per violenza privata, mentre quest'ultimo aveva danneggiato nei giorni scorsi l'auto di una barista del posto che lo aveva rimproverato di non aver detto tutto quello che sapeva sulla scomparsa della sua ragazza. Giustizia malata. In seguito alle accuse per presunti illeciti nelle nomine ASL e in altri settori pubblici, si dimise da ministro e determinò di fatto la caduta del governo Prodi. Dopo 9 anni, l'ex leader dell'Udeur e oggi sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dal Tribunale di Napoli è stato assolto con formula piena. Ecco le sue parole. Uno sguardo amaro sull'ultimo decennio. Luigi Ferraiuolo. È dato solo prendere atto di questa scientifica trappola
che mi è stata mediaticamente prima e giudiziariamente tesa dopo in modo vile ed ignobile. 9 anni fa, il 16 gennaio 2008, Clemente Mastella, ministro di Grazia e Giustizia, si dimetteva in Parlamento in un'altra epoca politica. Nelle stesse ore il procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Mariano Maffei, spiegava l'inchiesta che aveva aperto sul suo ministro in una surreale conferenza stampa a giornalisti di tutta Italia, che presto sarebbe diventata virale sul web per lo scontro con il guardasigilli e la goffaggine. In maniera tangibile all'intera nazione che la legge è uguale per tutti. 9 anni dopo Mastella, attualmente sindaco di Benevento, è stato assolto. Non aveva commesso nessun reato, però quell'inchiesta ha segnato la carriera del ministro, che da allora non è più ritornato nel governo, e la sua famiglia. La moglie Sandra Lonardo, presidente del Consiglio regionale campano, anche lei sotto accusa, trascorse diversi mesi ai domiciliari, ma soprattutto cadde senza motivo il governo Prodi. Infatti Mastella si dimise da guardasigilli, ma ritirò anche il suo appoggio all'esecutivo. Nella controversia tra avvocati, magistrati, politici, chi paga? Il cittadino. Oggi ha pagato il cittadino la famiglia Mastella, ma pagano cittadini di cui non conosciamo pure il nome e il cognome, l'anonimo paga più di tutti. Mastella fu accusato di ogni male, in particolare di concussione nei confronti dell'allora governatore della Campania Antonio Bassolino, che, a dire la verità, lo ha sempre scagionato. Ora è arrivata la sentenza, resta l'amaro in bocca per un'Italia diversa senza quell'inchiesta. E per una giustizia che non fa subito ciò che dovrebbe. Corruzione. Chi segnala casi di mazzette o illeciti sul posto di lavoro viene isolato. Una petizione oggi è stata consegnata al presidente del Senato Grasso. Non sono delatori, vanno tutelati, afferma il presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone. Sentiamo Maria Sara Farci. Passa anche dai dipendenti della pubblica amministrazione la lotta alla corruzione, da chi decide di rompere il muro del silenzio e far sentire la sua voce. Whistleblowers li chiamano, una parola difficile tanto da pronunciare quanto da vivere. Letteralmente significa soffiatori nel fischietto e il riferimento è all'arbitro che durante una partita segnala le infrazioni con il suono stridulo del fischietto. Ma in questa partita il calcio non c'entra, contano invece le persone. Per il dipendente che decide di denunciare gli illeciti della propria pubblica amministrazione è spesso sinonimo di mobbing, minacce e isolamento. Vive in una gabbia trasparente il whistleblower, come quella installata oggi al Pantheon nel cuore di Roma, a 2 passi dal Senato. Un'iniziativa nata per sensibilizzare le persone sull'argomento, ma ancora di più per riportare al centro dell'agenda politica il disegno di legge fermo da 1 anno e mezzo al Senato, che garantirebbe maggiori tutele e garanzie per i dipendenti che decidono di denunciare le irregolarità e le illegalità della pubblica amministrazione. La normativa sul whistleblower va cambiata, il testo della Camera ha qualche problema, ma tutto sommato al momento in cui siamo meglio di niente. Io credo che una normativa in questo senso va fatta anche per sfatare l'idea che qualcuno sta facendo passare, che in questo modo si vuole tutelare chi fa delazioni. Qui non si vuole tutelare chi fa delazioni, ma chi si espone. Quindi quella riforma è una riforma indispensabile, noi la riteniamo un passo in avanti proprio dal punto di vista culturale nella lotta contro la corruzione. Ed ora è il momento dello spazio di approfondimento affidato questa sera al direttore del sismografo Luis Badia, è dedicato al viaggio di Papa Francesco in Colombia. È il minuto di... Papa Francesco ha visitato per 4 giorni la Colombia, oggi durante l'udienza generale ha ricordato, ha sottolineato molti momenti di questo viaggio importantissimo. Ma non solo per la Chiesa Cattolica, per lui, importantissimo per il popolo colombiano e per tutta l'America Latina. Non si dimenticherà facilmente questo viaggio del Papa, sorprendente, lui era andato a accompagnare questo popolo, quello colombiano, a sigillare la pace dopo 50 anni di guerra civile. Ma 2 cose sono venute fuori di immediato. La prima, che il Papa è stato circondato sempre, dall'inizio alla fine, da bambini. Si calcola che 8 milioni di colombiani lo hanno visto, più della metà erano bambini. Questo è un viaggio del Papa tra l'infanzia dell'America Latina, tra il futuro di questa nazione. E la seconda questione è che il Papa ha parlato della pace in modo non retorico e per la prima volta in questa regione si è sentito la pace un concetto vivo di carne, di vita, di tutti i giorni e non una cosa teorica lontana dalla gente.
È tutto, grazie per averci seguito, buona serata a tutti.